Orgie, sesso con ragazzine disabili mentali, alcol e droga, visioni di film porno girati in casa. Sono questi gli squallidissimi dettagli svelati nella conferenza stampa di ieri mattina in procura che hanno portato all'arresto del delicatese Angelo Carmelo Grillo, impiegato in una casa di recupero per giovani con disturbi mentali. Gli episodi di violenza sarebbero stati commessi a danno di una ragazza all'epoca dei fatti minorenne, ospitata in un centro per minori della provincia. L'inchiesta è cominciata lo scorso giugno, quando la responsabile delle COP, che gestiscono la comunità alloggio, è andata in commissariato a Palma di Montechiaro per denunciare ciò che le aveva confidato un ragazzo che con la sua fidanzatina era ospite in casa di Grillo. L'indagine ha scoperchiato uno spaccato squallido di abusi su ragazzine, pornografia, violenze sessuali. Grillo avrebbe offerto hashish ai minorenni, mostrava loro filmini porno in cui lui era uno degli attori, dava loro bevande alcoliche. A chiedere il fermo sono stati i pubblici ministeri Salvatore Vella e Simona Faga. L'ordine di arresto è stato firmato dal GIP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano. Una storia, come ho detto poc'anzi, che ha dell'ercio sui ciume enorme, la lettura degli atti del fascicolo e quindi la richiesta di fermo della convalida mi ha immalinconito perché... Nel corso della conferenza stampa, il procuratore capo di Natale si è inoltre soffermato sulla gestione delle strutture che ospitano i minori con disturbi mentali, a cui i comuni versano importanti contributi economici. Che non è possibile che esseri umani, ragazzi, giovani, affetti da handicap mentali o meno, o comunque aventi problematiche familiari di una certa entità, che vengono affidati a delle strutture chiamate casa, famiglia, comunità, che dovrebbero quindi proteggerli e aiutarli, abbiano all'interno soggetti che si comportano e che commettano quei fatti pericolosi commessi da questo soggetto.